Tra le nostre pillole formative e informative non poteva mancarne una dedicata a quest'estate 2020, tempo di vacanze e di viaggi. Probabilmente qualcuno di voi è già in vacanza, qualcun altro deve ancora andare, qualcuno magari deve ancora programmarle queste vacanze, perché diciamoci la verità, l'estate 2020 è sicuramente un'estate molto particolare per quello che abbiamo vissuto. Allora vogliamo cercare di capire cosa stanno facendo gli italiani in un'estate caratterizzata ancora da tante cose che fino a qualche mese fa non avevamo ancora messo in conto? Perché il coronavirus e il cambio di abitudini sono sempre protagonisti dei nostri pensieri, volenti o nolenti. Il contatto sociale è limitato, anche se poi dipende da zona a zona d'Italia, sicuramente comunque precauzioni più nette, più decise, quindi bisogna stare attenti a più cose rispetto a prima. La paura che un minimo si fa sentire, soprattutto in un momento in cui è stato prorogato lo stato di emergenza, e quindi a qualcuno può venire il dubbio: ma farò bene ad andare in vacanza? Cosa è meglio fare? E se trovo tanta gente, come devo comportarmi? E poi sicuramente c'è l'aspetto economico, perché nei mesi scorsi, soprattutto con il lockdown, molte imprese e quindi molti cittadini sono stati penalizzati dalla chiusura totale delle attività, e quindi i nostri portafogli sono ancora più vuoti. E allora noi vogliamo capire appunto qual è la tendenza di quest'estate 2020, quindi cosa stanno scegliendo gli italiani e soprattutto quanto spendono in media, se possiamo fare un po' di conti in tasca a tutti noi. Alfredo Zini, ben trovato. Allora, qual è la tendenza principale, la prima che ti viene in mente? Sì, buongiorno a tutti i telespettatori, ma diciamo che sicuramente è un'estate anomala, non ci sono certezze da nessun punto di vista, le città turistiche saranno vuote perché i turisti non arriveranno, il mare sarà comunque preso d'assalto in maniera un po' diversa, sicuramente la settimana di Ferragosto ci sarà un po' il tutto esaurito per quello che può essere il tutto esaurito. Non ci sono però in questo momento dei dati certi, dei dati anche da poter snocciolare come eravamo abituati negli anni scorsi. Sicuramente è un'estate che vivrà anche e soprattutto di eventi sportivi. Ricordiamo che sta partendo il ciclismo, il calcio sta ancora giocando, gli altri sport sono alla ripartenza e anche questo sicuramente favorirà anche il fatto di rimanere in città. Ecco, un'estate da programmare, da reinventarsi. Sicuramente la certezza è quella che verranno aperte ancora di più le seconde case, che ospiteranno non solo nuclei familiari, ma anche amici e magari parenti un pochettino più alla lontana. Questo è il tema forte, perché quando noi parliamo di tutto esaurito, soprattutto nelle zone di villeggiatura, ricordiamo che molti alberghi, molte attività sono ancora chiuse proprio per le vicende del Covid. Anche le ultime ore che risegnano un po', tra virgolette, una ripartenza, qualche numero che aumenta, mette un po' di timore, diciamo così, il consumatore cittadino. Soprattutto sarà un problema sulle città. Molti imprenditori hanno deciso di rimanere aperti, sempre con le chiavi però a portata di mano. Il fatto che probabilmente non arriveranno turisti nelle grandi città, appunto, farà sì Certo. che chi aveva l'intenzione di rimanere aperto magari anche per tutto il mese per cercare di incassare qualcosa sarà costretto, suo malgrado, magari a chiudere perché i costi saranno superiori a quelle che potrebbero essere le entrate. Alfredo, diciamo così che la prima tendenza forse è quella per cui, come giustamente dicevi tu, arrivano meno turisti nelle città d'arte, gli italiani però resteranno comunque in Italia, no? Quindi questa è la prima tendenza, si andrà meno all'estero, poi qualcuno sicuramente è già andato anche all'estero, insomma, a parte qualche limitazione nell'ingresso e nell'entrata di alcuni paesi, però insomma si può circolare, ripeto, con qualche limitazione, però magari la paura in questo caso la fa un po' da padrona. Quindi prima scelta l'Italia, confermi? Sì, questo sicuramente, anche perché come dicevo prima, in un momento di ristrettezze economiche, la riapertura, come dicevo, a più amici, a più parenti, magari anche un pochino lontani, delle seconde case, proprio per favorire, insomma, i limiti di spesa, ecco, per cercare di non andare a spendere molto. La solita settimana, diciamo quella di Ferragosto, una famiglia di quattro persone dovrà mettere comunque a budget in un soggiorno in albergo con una mezza pensione intorno ai 3.000 euro, ecco, un albergo diciamo 3 stelle e mezzo, 4 stelle, con tutti i servizi naturalmente, quindi sarà un budget che anche quest'anno
probabilmente non tutti si potranno permettere. No, poi vacanze più brevi, ecco, questa è una tendenza, un trend che già avevamo visto negli scorsi anni, lo confermi Alfredo, cioè negli ultimi anni gli italiani avevano già cominciato a stare meno in vacanza, magari a spezzettare anche le vacanze, quest'anno sarà ancora di più così? Sì, sicuramente sì, ci stiamo abituando a weekend più lunghi, anche diluiti durante l'anno. Il famoso mese che fino a un decennio fa si faceva perché le grandi aziende chiudevano tutto dal 1° di agosto al 31 di agosto, oggi queste imprese vengono meno e di conseguenza anche questo lungo periodo di vacanze non ci sono più, insomma, da qualche anno, ecco, si predilige sempre il weekend lungo e magari proprio gli 8-10 giorni centrali del mese d'agosto. Invece se dovessimo fare una distinzione tra mare e montagna, si può o è indifferente? Cioè vale di più la regola forse che dicevi tu prima delle seconde case, più che alberghi e altre strutture appunto di vacanza? Sì, questo sì, diciamo che in questa fase, quest'anno soprattutto, la montagna andrà sicuramente meglio, nel senso che le grandi camminate, meno possibilità di stare, diciamo, a contatto, perché poi se andiamo in spiaggia gli ombrelloni purché ci sia distanziamento, però insomma anche per i bambini, diciamo così, i momenti di contatto possono essere superiori, mentre invece le passeggiate in montagna, il camminare e forse magari anche stancarsi un pochettino di più, sappiamo che la montagna poi non ha questi grandi spazi per eventi mondani la sera e quindi sicuramente avrà un maggior successo quest'anno, diciamo, la montagna, sicuramente sì. Diciamo che avremo l'occasione di mantenerci in forma allora a questo punto, stando all'aria aperta, stavamo vedendo anche delle immagini di biciclettate, so che tu Alfredo sei un amante del ciclismo, infatti l'hai elencato come uno dei primari sport a cui ci si può dedicare quest'estate, diciamo che è in atto una rimodulazione del modo di fare relax, di dedicarci al relax. Sì, beh, certo, diciamo che l'attività fisica negli ultimi anni è rientrata nei nostri stili di vita proprio per il benessere. No, quando facevo riferimento al ciclismo, anche al ciclismo quello vero, quello dei professionisti, domani parte, diciamo così, il campionato del mondo del ciclismo, perché domani ci sarà la prima corsa importante che sono le Strade Bianche a Siena, poi settimana prossima per la nostra regione, la Lombardia, ci sarà Milano-Sanremo, il Giro di Lombardia il giorno di Ferragosto, per cui tutti eventi importanti che porteranno sicuramente molte persone al seguito, già i gruppi sportivi, le squadre, insomma oltre 250 partecipanti professionisti, vuol dire che un po' di indotto sicuramente lo porteranno, ecco, e quindi probabilmente alcune zone vivranno anche di questo indotto, cosa certo, che negli altri anni queste cose non succedevano, per cui molta attenzione anche da un punto di vista mediatico, e ci giochiamo anche con le ripartenze dei grandi eventi, proprio anche una visibilità nei confronti del mondo, e quindi ci giochiamo la partita per poter far entrare i turisti in tutta serenità, in tutta tranquillità, per affrontare poi un autunno, ci auguriamo, insomma, che possa riportare un po' di benessere anche nelle tasche degli imprenditori, ecco, la voglio dire così. Assolutamente sì, poi è toccato anche un altro tasto dolente, quello dei grandi eventi, perché non tutti purtroppo sono ripartiti, ma ci auguriamo che proprio in virtù di quello che tu ci hai raccontato possa essere sempre più accelerato questo processo. Senti Alfredo, a livello proprio più economico, quindi se dovessimo prendere una calcolatrice, si può stimare quant'è il budget medio di una famiglia italiana? Adesso non so se vogliamo parlare del singolo piuttosto che della classica famiglia di 3-4 persone. Ma guarda, la famiglia, come dicevo prima, siamo intorno a mezza pensione, un albergo da 4 stelle su 2.500 euro per 8-10 giorni, 8-10 notti in un albergo al mare, e più o meno, insomma, se calcola che se poi invece si va in una seconda casa, di fatto i costi sono come vivere a Milano, perché comunque si predilige andare fuori, quindi un minimo di budget bisogna metterlo, anche lì stiamo parlando sugli 800-1000 euro per andare a mangiare fuori, fermo restando che naturalmente non si paga il costo della notte e di una camera, per cui sicuramente ci sarà per alcuni territori anche un ottimo respiro da questo punto di vista, perché vivranno anche di un po' di turismo e di persone che arriveranno a passare qualche giorno per rasserenare anche un po' le fatiche che si sono vissute stando a casa, cioè non dimentichiamoci mai che
siamo stati costretti 40 giorni a stare in casa e quindi non tutti sono riusciti ancora a smaltire questa brutta sensazione, questo brutto periodo, ecco. Esatto, se da una parte forse qualcuno poteva pensare che essendo stati in casa non ci fosse questo bisogno, no, di fare vacanza, come dire, vabbè, non ho fatto niente per 40 giorni, invece è proprio il contrario. Quindi assolutamente sì, Alfredo. L'ultima cosa, l'ultimo spunto, visto che quando si è in relax e quando si è in vacanza si ama anche uscire proprio a mangiare, tu ti intendi anche di ristorazione, ecco, si spenderà per mangiare fuori o si tenderà a fare la spesa, visto che il trend è quello della vacanza nelle seconde case e si mangerà a casa. Ma no, diciamo che la gente preferirà uscire a pranzo, soprattutto per quello che si diceva nello stare all'aria aperta, di non vivere la casa per molte ore della giornata. Ecco, la gente ha proprio voglia di uscire, lo stiamo vedendo anche nelle città, insomma, i residenti, i cittadini prediligono uscire e stare all'aria aperta. Questo sicuramente sì, è ovvio che le grigliate, lo stare insieme, cucinare qualcosa, anche chi ha la fortuna di avere il giardino, il parco per poter fare delle grigliate o comunque andare lungo il fiume, sicuramente è una parte importante. Ecco, però diciamo che sarà soprattutto lo stare fuori, comunque pranzare o cenare una volta al giorno fuori di casa. Questo sicuramente sì. In ultima battuta, ovviamente, ma per andare proprio a conclusione, anche rispetto a quello che diceva Alfredo Zini, chiaramente è anche difficile poter programmare troppe vacanze, e lo dicevamo in apertura, alla luce del fatto che ancora non si ha idea di quello che succederà dopo le vacanze, quindi si stanno attendendo ancora da un punto di vista governativo, non solo italiano ma anche europeo, gli aiuti, quindi non sappiamo ancora quante imprese resteranno in piedi, quante persone avranno ancora uno stipendio. Alfredo, insomma, è anche per questo che magari si preferisce restare a casa quest'estate. Purtroppo, qui ci mettiamo una nota dolente, anzi dolentissima. Beh, sai, diciamo che abbiamo iniziato a pagare adesso le tasse, che la maggior parte dei cittadini hanno rateizzato la scadenza più importante del saldo delle tasse, no? Sì. Che sono iniziate al 20 di luglio e quindi oggi scadeva la seconda rata, il 20 di agosto ci sarà l'INPS, il 30 di agosto ci saranno le Sì, altre diciamo rate, che eccetera. l'estate più che di vacanze dobbiamo parlare di pagamento di tasse. Ecco, fino Assolutamente sì. all'autunno dovremo continuare a pagare. Assolutamente sì, sarà un semestre, direi non bianco, ma sarà sicuramente un semestre rosso, consentimi la battuta, nel senso che i conti correnti degli imprenditori e anche dei cittadini si ritroveranno spesso in rosso e questo sicuramente potrà avere qualche ripercussione anche sull'occupazione, anche proprio da un punto di vista importante per il nostro PIL di crescita. Ecco, ci auguriamo che tutto questo possa ripartire, una città come quella di Milano, ma anche le altre città importanti del nostro paese, le città d'arte, eccetera, affinché insomma, si possa dare un po' di liquidità e un po' di respiro alle imprese affinché mantengano anche l'occupazione, che è quella la cosa che preoccupa di più. Poi con il costo del lavoro così alto, è ovvio che mantenere un'occupazione per le piccole imprese sarà veramente una scommessa difficile e quindi dobbiamo prepararci un po' tutti a stringere la cinghia. Certo. Viviamo queste settimane abbastanza rilassati, cerchiamo di recuperare tutte le energie possibili, ma poi dai primi di settembre dobbiamo stare a testa bassa perché altrimenti rischiamo veramente di andare in un cortocircuito che sarà difficile da recuperare. Va Anche bene. perché, credimi, e chiudo. Abbiamo appena passato una crisi importante, quella del 2007-2008, ci stavamo appena risollevando. Oggi per recuperare questi mesi ci vorranno degli anni. A Beh, Milano si calcola che fino al 2026 le presenze che avevamo raggiunto nel post Expo non arriveranno e quindi dobbiamo lavorare a testa bassa proprio da qui alle Olimpiadi. allora, grazie Alfredo Zini, per queste precisazioni. Grazie Alfredo. No, grazie a voi e buon lavoro e buone vacanze perché andrò in vacanza. Indipendentemente da tutto, certo, qualche giorno di vacanza bisogna farlo, beh, non per lasciarvi necessariamente con un dato negativo, però da quanto stiamo dicendo, da quando c'è l'avvento del coronavirus, che questa è la più pesante crisi sanitaria del dopoguerra, beh, i dati sul PIL italiano ci hanno detto che siamo nella più pesante recessione e crisi dal dopoguerra. E quindi, insomma,
Dovremo aspettare e sperare che tutto vada al meglio, però qualche giorno di vacanza facciamocelo. Quindi grazie per essere stati con noi. Queste sono le pillole informative e formative di Le Fonti TV. Alla prossima.